Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Tringa mangia, sto mangiando il fegato perché tra poco riprenderemo con l'allenamento, quindi ho bisogno di tanta energia. Voglio andare a parlare un po' di mercato con voi, perché sento tanto parlare di questo Maité. Allora, voi mi dovete spiegare una cosa. Voi pensate veramente che con Maité il Milan possa diventare più forte? Probabilmente il Milan oggi a livello numerico ha delle difficoltà centrocampo, però dovrebbe rientrare a breve Bennacer, e io non penso che Maite sia un sostituto così forte per andare a sostituire la mancanza di Tonali. A breve rientrerà anche Gabbia, a breve, più o meno intorno a metà febbraio dovrebbe rientrare Gabbia. Quindi io penso che oggi, se il Milan deve andare a fare qualcosa, la deve andare a fare in difesa, non necessariamente a centrocampo. Calabria, se gioca a centrocampo, fino ad oggi ha dimostrato di esserne all'altezza. Quindi, tutte queste chiacchiere su sto Maité, è come sempre quando arriva il calciomercato, vedo qualcuno che piuttosto che comprare qualcosa, compra anche la merda che c'è in giro. Ecco, svegliatevi, ragazzi. La merda probabilmente a qualcuno di voi piace tenerla in casa. A me personalmente la merda non mi piace, quando mangio voglio mangiare bene. Quindi se devo andare a prendere un giocatore così tanto per prenderlo, probabilmente preferirei non prenderlo. Ragazzi, vi auguro tutti buon appetito, ci vediamo più tardi, vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rosso-nero. Ragazzi, il fegato è una carne molto molto sostanziosa che per chi si allena una volta ogni tanto ha bisogno di queste proteine della carne, proprio perché danno tanta tanta energia. Oggi pomeriggio riprenderò con l'allenamento. Ciao ragazzi!